Un film che è più di un film, un viaggio nell'Africa e nelle motivazioni di chi l'abbandona. I due piccoli protagonisti della pellicola vivono in un villaggio della Sierra Leone. Quando i genitori e tutti gli adulti vengono massacrati, a loro non resta che scappare e il nonno suggerisce di raggiungere la Svezia. Non sanno nemmeno dove sia, sembra praticamente impossibile, eppure comincia un'avventura che li condurrà ad attraversare l'Africa in condizioni estreme, arrivando in Libia, dove saranno ridotti praticamente in schiavitù, trattati come bestie e infine imbarcati su una zattera che li porterà nel nostro paese. E forse il peggio deve ancora venire. They killed my parents. Lui è David, ha 10 anni e va a scuola in una scuola gestita dai missionari padri Giuseppini del Murialdo. Lei è Fatmata, lui è cristiano, lei è musulmana, giusto per capire come si vive e qual è la realtà dell'Africa. Loro non sapevano cosa fosse un film, non avevano mai visto un film, ripeto, perché nei villaggi non c'è la luce elettrica, quindi logicamente non c'è televisione, non ci sono strumenti che gli permettono di vedere un film, e quindi abbiamo iniziato questo gioco. Un'esperienza che ha cambiato la vita del regista Pasquale Scimeca e dei due giovani protagonisti della pellicola. Allora, se noi siamo capaci di capire questo, allora, come sempre succede nella vita, quel poco che doniamo ci viene tornato indietro sotto forma di dono enorme.